Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Allora, intanto vi volevo fare una piccola premessa e mi dispiace se non ci sono potuta essere in questo mese praticamente, ma purtroppo con il lavoro. Ho avuto tanto lavoro e poi c'è stata una settimana di ferie di mezzo, ma ho avuto da fare qualcosa perché comunque ho avuto un impegno importantissimo la scorsa settimana e purtroppo praticamente questo impegno mi ha tenuta occupata tutta la settimana e quindi non ho potuto registrare nessun video. Comunque, non mi perdo in tante chiacchiere perché sennò poi questo video comunque diventa anche troppo lungo. Allora, oggi registro un video un po' diverso dal solito. Comunque è un video che non ho mai fatto e faccio per la prima volta e farò l'ask dolce chicca. Alcuni di voi mi hanno lasciato delle domande sotto all'ultimo vlog, no, al penultimo vlog mi sembra, quello grazie Chiara Facchetti, comunque, e mi hanno lasciato appunto queste domande a cui io oggi sono qui per rispondervi. Comunque, iniziamo subito. Allora, 1. Come, dove e quando vi siete conosciuti? Allora, prima di rispondere alla domanda, ci tenevo a dire questo, che poi farò un video specifico dove parlo appunto della mia relazione dall'inizio fino ad adesso, come ora. Fatemi sapere anche voi se vi può piacere, oltre alle ragazze che me l'hanno già chiesto, anche gli altri, fatemi sapere se può essere una buona idea. Io comunque ve lo registro lo stesso perché comunque queste ragazze ci tenevano al punto che lo registrassi e lo registrerò. Comunque, allora, come, dove, quando vi siete conosciuti? Come casualmente? Nel senso che io stavo passando e, anzi no, nemmeno perché io stavo parlando con un suo amico, poi di conseguenza dopo ho conosciuto lui, dove in discoteca e quando vi siete conosciuti. Allora, è stato, non mi ricordo il giorno ma non il numero, è stato di sabato, nel mese di gennaio, di 2 anni e mezzo fa. Quasi 3 anni. Che lavoro fa e quanti anni ha? Allora, lui lavora come fornaio all'Esselunga ed ha 31 anni. Avete un progetto dei bambini? Sì, abbiamo un progetto dei bambini. Ancora però non si sa quando. Sì, quando. Quando ancora di preciso non si sa, però fra un annetto, 2 annetti forse, dipende un po' anche dalla nostra situazione economica, perché comunque come sapete abbiamo comprato casa da poco, quindi non è tanto che stiamo qui, quindi prima dobbiamo vedere noi come stiamo economicamente e poi dopo faremo un bambino. Come la chiameresti? Allora, io vorrei una femmina mentre lui è un maschio, quindi se è maschio Leonardo, il nome l'ha scelto lui e mi va bene perché comunque è un nome che a me piace, ma piace veramente tanto, e comunque avrà anche un secondo nome che ancora però non lo sappiamo, dobbiamo decidere. Noi già partiamo in partenza, ci decidiamo già prima, ma poi mentre se è una femmina, nome l'ho scelto io, Viola si chiamerà, e anche qui di secondo nome. Se è maschio, sarà un nome di qualcuno della sua famiglia. Se è femmina, di secondo nome avrà il cognome di mia mamma, scusate, il nome di mia mamma, appunto come mia nipote tra l'altro. Dov'è il posto più strano? Dove l'avete fatto?
Sinceramente noi non abbiamo un posto strano, nel senso con lui, con il mio ragazzo attuale no, con il mio ex sì, sulla lavatrice, con la centrifuga. Ebbene sì, comunque vabbè, non c'entrava niente il mio ex, comunque vabbè. Dopo quanto pensi sia giusto fare sesso con qualcuno? Allora, questo è un argomento un po' delicato perché comunque io penso che non c'è un tempo giusto per farlo con una persona. Se te la senti, lo fai. Se non te la senti, non. No, cioè, non nel senso, perché comunque mi sentirei violentata sia da lui, cioè chiunque sia, poi voglio dire, non necessariamente dal mio ragazzo, perché comunque se no non ci sarei, ma sia anche per me stessa psicologicamente, lo penserei io comunque, perché se io non mi sento pronta è inutile che mi metto a fare sesso con una persona, cioè questo è il mio pensiero, poi comunque certo. C'è la libertà di pensiero al mondo, per carità di cielo, però questo è il mio pensiero. Fare mai un video con lui? Io ci ho provato a convincerlo, ma lui mi sa che non se la sente, o meglio, per ora, ancora per il momento non se la sente, quindi magari a me piacerebbe, quello sì. Infatti speriamo che un giorno, crociando le dita, incrociamole tutte insieme, si sciolga un po' e si mette appunto davanti alla videocamera. Come sei entrata a lavorare al Mac? Allora, io sono entrata a lavorare al Mac grazie a una persona. Perché praticamente allora io facevo un lavoro, solo però che poi mi avevano rinnovato il contratto, sono stata lì un mese, poi me l'hanno rinnovato per un altro mese, però poi non era il lavoro che volevo fare, quindi ho chiesto io di non rinnovarmelo, appunto, e sono venuta via. Sono stata un inverno intero a casa, appunto, e poi a fine marzo, più o meno sì, fine marzo, mi hanno contattata dal MEC, appunto, per fare un colloquio di lavoro. Sono andata e dal 1° aprile io sono entrata a lavorare lì, dove sono tuttora. E certo, non è il lavoro della mia vita, quello poco ma sicuro, però finché ce l'ho, anche perché sono entrata a tempo indeterminato adesso, già ora è quasi un annetto e sono a tempo indeterminato, ad aprile è un anno, appunto, finché ho il contratto a tempo indeterminato me lo tengo, perché comunque lasciare quel lavoro lì per andare a farne un altro non ha senso. Perché comunque magari nell'altro lavoro non mi prendono a tempo indeterminato e quindi sto lì. Anche perché comunque sì, dopo un po', cioè all'inizio ti diverti, dopo un po' però comincia a diventare un po' peso. Però ho dei colleghi fantastici, cioè ci facciamo tante risate, tante, tante, tante. E quindi rimango lì finché magari non mi buttano fuori, non mi licenziano. Io continuerò a rimanere lì. Poi al momento che magari trovo qualcosa di meglio, perché il mio sogno sarebbe lavorare in un ufficio, anche come segretaria. Perché a me non mi piace andare in quei posti dove ti devi mettere la divisa, appunto come il Mac, però purtroppo ci sono questi lavori, te la devi mettere, e me la metto, però appunto ecco, non è. Il lavoro dei miei sogni, ecco. Comunque, queste erano le domande che mi sono state fatte. Sono stata felicissima di averlo registrato, appunto.
Mi raccomando, se avete altre domande, che ne so, anche intime, non lo so, come vi farà voi, scrivetemele o sotto a questo video o sotto all'ultima foto di Instagram, dove volete. E come al solito non vi dico più seguitemi sui social, perché tanto ormai lo dico in tutti i video e ve lo ripeto sempre, quindi cerco di evitare questi da ora in poi. Tanto poi tutti i link li trovate nell'info box. Comunque, io vi mando un bacio. Mi raccomando, fatemi sapere se vi può interessare il video dove racconto della mia storia, tanto io comunque lo registro lo stesso, però per chi non mi seguisse o se sta iniziando verso seguirmi, oppure che ne so, altre cose, fatemelo sapere, così appunto lo registro, anche se poi lo registrerò comunque. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!